L'onorevole Chimienti non la vedo più, però non so se si è spostata di... Come? Il numero è il subemendamento presentato dalla Commissione di merito per adeguarsi al parere della Commissione bilancio. Il numero è 0.10.410.10. Quindi, ma lei mi ha detto che sono stati, No, allora. No, ovviamente esprimo il parere contrario sui subemendamenti i che però sono subemendamenti sono superati. inammissibili, sono stati dichiarati inammissibili a seguito del parere della bilancio. Devono esprimere su questo subemendamento il parere la relatrice Pannarale e la relatrice Chimienti, onorevole Crippa. Mi scusi Presidente, ma sarà l'ora tarda, ma faccio fatica a comprendere. Questo è un subemendamento che hanno fatto. La Commissione è un emendamento fatto dalla Commissione Sì, stessa? per recepire il parere della Commissione Ma ho capito, bilancio. però scusi, il dubbio è, credo che alla bilancio siano stati dati gli emendamenti e i sub, Sì, quelli che poi sono stati dichiarati all'inizio sì. inammissibili. Quindi a quel punto i termini per i sub erano finiti. Non è che la relatrice può fare un nuovo sub fuori dai tempi massimi, o si fa una riformulazione e allora deve riscriversi l'emendamento, perché non penso che possa fare un sub lei stessa dove gli altri gruppi politici hanno fatto dei subemendamenti riferiti a un testo che poi la relatrice decide di cambiare con un sub successivo. C'è qualcosa che mi sfugge in questo ragionamento? Allora, onorevole Crippa, quando abbiamo riniziato la seduta, io ho letto all'inizio proprio della ripresa questa sera, ho letto nello speech questo punto. La Commissione bilancio ha espresso una condizione ai sensi dell'articolo 81. La relatrice, quindi a nome della Commissione, la relatrice ha presentato un sub solo per adeguarsi alla condizione ai sensi dell'articolo 81. Questo è stato all'inizio della seduta letto nello speech. Conseguentemente, i due subemendamenti sono stati dichiarati inammissibili, come abbiamo fatto ieri per molti emendamenti, perché privi di copertura idonea e quindi portatori di spese aggiuntive. Siamo sempre in regime di collegato, voglio ricordare. Allora, a questo punto, la collega Pannarale e la collega Chimienti per il parere sul sub della Commissione. Parere contrario. La relatrice Chimienti forse si è assentata un attimo.